tutti amici e amiche creative e benvenuti sul mio canale. Oggi con voi voglio realizzare dei semplicissimi orecchini utilizzando la resina epossidica e decorandola con angelina fin, con foglia oro, delle scaglie di madreperla e colori alcolici. Iniziamo subito! Dopo aver preparato la resina epossidica, io utilizzo la resina liquidissima della Resin Pro. L'ho colata all'interno di stampi in gomma siliconica che avevo acquistato tempo fa in AliExpress. Ho decorato poi gli stampi con dei piccoli pezzi di angelina film, con della foglia d'oro e dei piccoli pezzi di madreperla. Finale ho colorato la resina aggiungendo delle gocce di oro bianco e blu di colori a base alcolica della linea Pinata Color. Ho atteso 24 ore fino a completa asciugatura della resina e poi ho tolto i pezzi dagli stampi. Ho rifinito i bordi dei pezzi utilizzando una carta abrasiva con grana 240 e l'ho messa in acqua in modo tale da imprigionare le finissime polveri di carteggiatura nell'acqua, evitando quindi di inalarle. Utilizzando una lima per unghie ho ultimato la rifinitura dei bordi. Ecco qua, i componenti sono già pronti, non mi resta che assemblarli e creare degli orecchini. Ed anche per oggi questo tutorial termina qua. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto mettete un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati ad acquistare le mie creazioni, visitate il mio shop www.annarose.it. Ciao a tutti, amici e amiche creative, e buona creatività a tutti!